Buongiorno, grazie per chi si è collegato con noi. Presentiamo oggi un rapporto, a mio avviso, molto interessante che è stato predisposto dalla Fondazione Simbola assieme a Fassabortolo, in collaborazione con Assorestauro, che è appunto un rapporto che racconta 100 storie legate al restauro e alla conservazione del patrimonio storico-culturale italiano. Hanno collaborato a questo rapporto decine di esperti di molti settori, imprese, università, istituzioni. Il rapporto è stato coordinato per la Fondazione Simbola dal direttore Domenico Sprabotti e da Lorenzo Bernardi per Fassabortolo, oltre a Fabio Renzi, che è il segretario generale di Simbola, che illustrerà poi per dati essenziali il rapporto. Vi invito poi a leggerlo perché è un rapporto ricchissimo. Sarà disponibile in rete appena avremo finito questo nostro incontro, e saranno disponibili in rete anche le immagini di questo nostro incontro. Me l'hanno chieste già in molti perché c'è interesse intorno a questa nostra iniziativa. Voglio ringraziare, oltre all'amico Paolo Fassa, che devo dire, oltre ad essere un grande imprenditore di una delle aziende leader nel settore delle costruzioni, è una persona attentissima alle frontiere del futuro. L'innovazione. All'innovazione, per noi è sempre un piacere, oltre che una cosa utile, lavorare con lui. Voglio ringraziare Alessandra Vittorini, che qui è come direttore della Fondazione per la Scuola dei Beni Culturali, ma in realtà, come vedrete, rappresenta anche altro, una delle belle storie che nel rapporto vengono raccontate. Purtroppo non è con noi la vicepresidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana, che ha avuto una piccola operazione. Gli facciamo i migliori auguri di un pronto ristabilimento. E poi ringrazio in modo particolare ovviamente il ministro Dario Franceschini, che è qui nella sua versione anche perfino più scamiciata di quanto sono io, quindi diciamo come look. Ma insomma, questo è un incontro anche Versione realacciana. di lavoro. Se mi permettete, voglio partire con una considerazione di carattere personale. Noi parliamo qui di una frontiera molto importante del paese, che guarda al futuro, e al tempo stesso sappiamo che questo futuro passa per una lotta senza quartiere al Covid-19, no? Devo dire che in questo periodo, purtroppo, a mio avviso, nelle istituzioni, nella politica e ovviamente anche poi nel mondo italiano in generale, sono troppi gli esempi di furbizia e di irresponsabilità. Di gente che, ne parlavamo prima con Paolo Fassa, che non, insomma, cerca di far sì che siano altri a prendersi la responsabilità di scelte che spesso sono impopolari. Io immagino, per fare il caso di Dario Franceschini, che non faccia piacere a Dario Franceschini dover condividere la chiusura di musei, di cinema, di spettacoli, del turismo, dei teatri, no? Sarebbe facile per tutti scaricare la colpa su qualcun altro. Voglio invece dire che io apprezzo molto che Dario Franceschini sia uno di quelli che ha il coraggio delle scelte, perché ne abbiamo bisogno per appunto affrontare il futuro e combattere questo virus. Noi abbiamo messo in premessa questo nostro rapporto, lo vedrete quando andrete sul sito della Fondazione Simbola o di Fassabortolo alla fine di questi lavori, l'articolo 9 della Costituzione. L'articolo 9 della Costituzione dice: la Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Non è un riferimento rituale. Il presidente Ciampi ha sempre detto che l'articolo 9 era il più originale della nostra Costituzione, perché presidiando un terreno importante per la nostra identità, no? E anche per la nostra economia, perché c'è un nesso, diciamo, fra queste cose e
la capacità dell'Italia, come diceva Cipolla, di produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, mette assieme, spesso dell'articolo 9 si ricorda la seconda parte, diciamo, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione con lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica. E Ciampi diceva che non c'è nessuna Costituzione al mondo che mette assieme queste due cose nello stesso articolo. In più dice che questo è compito della Repubblica. Ci fu nella Costituente un dibattito perché qualcuno voleva che fosse lo Stato ad assumere questo compito. Vinse la Repubblica, il tema del soggetto di questa azione di tutela, la Repubblica, perché l'idea era che questo compito non è solo dello Stato, ma è di tutte le istituzioni, è della società, è delle imprese, è della cultura, è della Repubblica. E devo dirvi che queste 100 storie che noi raccontiamo sono storie della Repubblica, che si prende carico del patrimonio storico-culturale, perché sono storie di istituzioni, grandi e piccole, l'Opificio delle Pietre Dure, l'Istituto Centrale per il Restauro, le sovrintendenze, ma sono anche di imprese, di università, di centri di ricerca, di associazioni, di competenze a tutti i livelli. Io e Paolo, nell'introduzione a questo rapporto, abbiamo ricordato come questa cultura del restauro e della conservazione abbia in Italia radici antiche, non solo ovviamente legate alla straordinarietà del nostro patrimonio, ma anche diciamo radici culturali. A 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, vorrei ricordare, lo ricordiamo nella nostra introduzione io e Paolo, che una parte, diciamo, della cultura del restauro e della conservazione è dovuta anche a Raffaello Sanzio, che ebbe da Leone X l'incarico di fare la mappa della Roma antica. E voglio dire che questa eredità non va soltanto contemplata, ma va innovata. Ecco, siamo tutti orgogliosi del fatto che l'Italia, e questa è l'altra veste in cui anche Alessandra Vittorini, ha appena vinto il più prestigioso premio europeo per quanto riguarda il restauro e la conservazione, lo straordinario restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila, un restauro che è stato curato da Sandra anche in quanto sovrintendente in quell'occasione, che ha visto la collaborazione dell'ENI come finanziatore, ma anche di Fassa Bortolo per quanto riguarda alcuni materiali, che ha visto la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi materiali, e al tempo stesso un restauro innovativo anche dal punto di vista delle modalità di rapporto con la città e con la società. Durante il restauro, in sicurezza, hanno continuato a essere celebrati in questa basilica bellissima e gravemente danneggiata, i matrimoni e anche la festa della perdonanza, che, per chi non lo sapesse, all'Aquila è un momento importantissimo nella vita della città. Aggiungo che questo restauro è durato solo 2 anni. Dico solo 2 anni perché è un tempo molto breve, il che implica che le cose hanno funzionato. Implica anche che c'è stata responsabilità da parte dei protagonisti, a cominciare da Sandra, per le scelte che venivano fatte, perché questo lo voglio dire, i ritardi, l'appesantimento burocratico che il nostro paese paga in termini pesantissimi, e lo paga, Fabio lo sa benissimo, anche nella vicenda del terremoto, è figlia di regole farraginose, ma a volte anche di una fuga dalla responsabilità, no? Da parte dei soggetti che dovrebbero invece esercitarle. Thomas Eliot ha detto una volta che l'uomo ha sempre cercato regole talmente perfette che rendessero inutile essere buoni, no? Ma non funziona così, bisogna anche essere buoni, non bastano le regole per garantire che le cose vadano nella giusta direzione. Ed è un restauro che simboleggia anche una enorme
opportunità che l'Italia ha, che è quella di trasformare le aree, i crateri dei terremoti, non solo il primo dell'Aquila, ma anche quello che ha colpito più pesantemente Marche e Umbria, in uno straordinario laboratorio mondiale del restauro. Non c'è nessun posto al mondo in cui tecniche, materiali, competenze si applicheranno in un'area appunto in questa direzione. Io ricordo che soltanto sull'Aquila sono stati già investiti 2 miliardi di euro nel restauro di edifici storici. 2 miliardi sugli 11 finora impiegati, altri se ne impiegheranno. Analoga sarà l'andamento anche negli altri, nel resto del cratere. E questo chiama, come vedrete, chi ha un po' lo dirà Fabio, immagino, ma un po' chi avrà la voglia di sfogliare queste 100 storie, chiama non solo competenze, culture, ma chiama anche innovazione, ricerca, nuovi materiali, materiali compositi, nanotecnologie, il meglio del come nell'articolo 9 della Costituzione, un connubio fra la prima e la seconda parte, fra il meglio dell'innovazione, della ricerca scientifica, dell'università, del centro di ricerca, al servizio e insieme al meglio della difesa della nostra identità, della nostra forza come paese. Fra le storie troverete molti esempi di questi. Penso ad esempio a tante imprese italiane che lavorano nel mondo, penso ai Mozzini, che lì e qui in particolare nel rapporto è citata l'illuminazione della Cappella degli Scrovegni, che è al tempo stesso molto innovativa ed efficiente ed efficace e molto attenta al tema anche della sostenibilità, con un consumo energetico attraverso l'uso dei LED molto più basso. Ed è importante che sia l'italiano, fatto da GBC Italia, il primo protocollo al mondo per il restauro sostenibile dei beni culturali. Infine, questo lavoro ci presenta anche una maniera che l'Italia ha di fare politica estera. La dico in termini un po' più, lo dico anche al ministro Franceschini, che so che è sensibile anche diciamo a questo tema, cioè si scopre che queste nostre competenze, questi nostri saperi sono non solo una fonte di penetrazione anche economica, di tecnologie, di imprese che possono lavorare all'estero, ma anche una fonte di relazioni. L'Istituto Centrale per il Restauro e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo hanno avuto rapporti con molti paesi sulla formazione e sulla ricerca di modello italiano, penso alla Siria, all'Egitto, alla Bolivia. La stessa Assorestauro ha avviato cantieri pilota con la Russia, la Turchia, la Cuba. Insomma, è una maniera dell'Italia di raccontarsi al mondo e di dialogare con il mondo. È una frontiera importante per l'economia italiana che, come dice il manifesto di Assisi, che tutti noi abbiamo sottoscritto, è tanto più forte se scommette su una prospettiva di un'economia più a misura d'uomo e per questo più capace di futuro. In questa chiave, il lavoro che presentiamo, oltre che presidiare la nostra identità, presidia il nostro futuro, è un'idea d'Italia e di Europa ambiziosa. Io darei la parola a Paolo Fassa per dire la sua.